l'impressione che non ci sia un ritmo adatto a quello che meriterebbe invece oggi la situazione di cambiamento. Oggi non è più il tempo del fioretto, ma è il tempo della spada, servirebbero dei cambiamenti importanti che si fanno fatica ad effettuare in maggioranza, figuriamoci per me che sono in minoranza. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, si ha l'impressione comunque che la Regione Lombardia sia una realtà che funziona, per cui è organizzata bene e di conseguenza ci siano anche gli strumenti per poter cambiare alcune cose di cui ci sarebbe bisogno in questo periodo. Per quanto mi riguarda, io rappresento un territorio di montagna che è la Valle Camonica. Nel nostro caso l'esigenza che abbiamo è quella di intervenire assolutamente con dei contributi in più rispetto a quelli che ci sono oggi per la manutenzione del territorio e per riprendere quelle che sono ovviamente le tradizioni che abbiamo e fare in modo che la nostra terra possa permetterci di continuare a vivere e ad abitarci, soprattutto in un momento come questo dove la crisi c'è ovunque, ma da noi è ancora peggiore per quanto riguarda l'occupazione, in modo particolare quella giovanile. Noi abbiamo anche individuato attraverso quali settori andare a reperire queste risorse. Si tratta del settore dell'idroelettrico. Oggi è un settore che vede di fatto perdere leggi sbagliate dal mio modo di vedere, che questi fondi vanno a finire nelle tasche dei privati, mentre invece dovrebbero finire per favorire e sollecitare tutte quelle politiche attive che servirebbero un territorio come il nostro, per cui la prima cosa da fare è recuperare con la messa in gara delle concessioni che peraltro sono scadute, i proventi di queste concessioni e utilizzarli per quanto riguarda lo sviluppo dei territori montani. Uno dei problemi veri di questo paese è di fatto manca un'autonomia vera, cioè si tende a tutti i livelli a cercare di centralizzare qualsiasi tipo di intervento e di politiche. Io sono molto convinto invece che debba essere la forma del federalismo e la forma delle autonomie locali quella che deve essere attuata, per cui è fondamentale che per quanto riguarda i prossimi provvedimenti davvero si vada all'insegna di quelle che sono le autonomie e spero anche che si faccia una semplificazione rispetto ai vari livelli amministrativi. Io sono favorevole alla, non direi cancellazione, ma una semplificazione, per cui anche per quanto riguarda le province, questo dovrebbe agevolare ovviamente le competenze di più sui vari territori, anche per quanto riguarda una omogeneità territoriale. Di sicuro oggi c'è un ingolfamento a livello istituzionale, ci sono troppi livelli di amministrativi, alcuni vanno proprio eliminati e comunque semplificati tanto, perché al di là dei problemi che viviamo come paese è la burocrazia dalla quale non se ne esce, che oggi sta proprio legando quello che è il sistema e gli sta impedendo di crescere.